No, non ho ancora fatto il test delle casate, ma mi sa che Corvo Nero com'è? È interessante. Corvo Nero è quello che prima di buttarsi in battaglia legge le istruzioni del gioco. Corvo Nero siamo quelli che hanno fatto le scuole alte. Cosa vuol dire? E io sono Serpe Verde, ma io non sono solo Serpe Verde, io sono proprio Salazar. Sei toxic, sei Serpe Verde sicuro. No, non sono io toxic, siete voi che siete bolli, siete deboli, siete l'anello debole dell'umanità, non sono io toxic. Cosa volete da me? Siete squishy voi, siete troppo, capi? Però sì, finiremo lì per forza. Serpe Verde Edgy Boys. Noi siamo i cool kids. Voi siete quelli scemi. Ma c'è il test? Secondo me sarà uno di quei test tipo il cioè, che le risposte, le quattro risposte per le casate sono talmente ovvie che sai perfettamente come, cioè volendo puoi anche scegliere tu come andare nella casata senza sapere quale risposta ti porta dove. No, io me li ricordo i test, quelli del cioè, dove ti dicono sei buono o cattivo. E poi c'era il test, c'era un tuo amico ti chiede di andare a mangiare al McDonald's, tu cosa gli rispondi? Sì, vengo volentieri, oppure stai zitto cretino di merda. Ma cioè, che test è? È quello ufficiale su Pottermore, ma che non so cosa. Ufficiale che cosa? Che parliamo di fiction? Che dite? Ufficiale di che? Che non esiste niente. Portrait Maker, eccolo qua. E no, mo lo voglio fare anch'io, basta, lo faccio. Do i miei dati, la carta di credito, aspetta, dov'è? Allora. Lo devo fare serio, quindi? Perché mi state minacciando di morte. F11 e si va. Allora, sicuro questa creazione del personaggio c'ha più roba del gioco. Sì, ma fanno schifo sti occhiali. Ma è di un altro colore il naso, perché? Ah, vedi. Vai, così. Ecco qua. Guarda che ci stiamo avvicinando, eh. Ci sono le barbe, non ci saranno le barbe. 100. Ah, eccole. Ci siamo. È un po' folta rispetto alla mia, ma ci siamo, eh. Questo è solo il pizzetto, però. Così. La sciarpa non la voglio, me la togli? Oh, madonna mia. No, no, io da solo, da solissimo. Che c'ha in mano? Così, incazzato nero per nessun motivo. Sciarpa, niente. Happy Christmas. Niente, così. Così. In piedi, incazzato nero. Ah, un bello sfondino neutro, così. Ecco. Ma sfocameli un po' sti sfondi, sono terribili. Così. Ah, la cornice. Ah, oh, ah. Bellissimo. Aspetta, vorrei rivedere altri capelli senza magari il cappello. Ci sono? Eccolo qua. Ragazzi, cioè, è incredibile. Siamo quasi riusciti a fare me stesso. È incredibile, con quattro opzioni. Completa. Sei sicuro? Certo. Tutto nero. Things to do, ok. Discover Yogurt's house. Ah, questo. Cosa facciamo? La casa? La casa prima, vai. Ah. E che cosa cambia? Vabbè. Come ti piacerebbe essere conosciuto nella storia? Il grande, il saggio, il pelato, il buono. Vai. Gatti, rane. Ah, sì, ma le rane fa. Scusa, un altro e bold non bald. Bravo, bravo. Vai, siamo gatti. Ginger, white, siamese, tabby, black. Vai. Cosa aspetti di imparare a Hogwarts? Sulle creature magiche e come prendersi cura delle creature. Volare su una scopa. Apparizioni e sparizioni. Quindi materializzare e dematerializzare a comando. Segreti del castello. Trasfigurazione. Hexes e jinxes. Quindi maledizioni e sfighe. E tutte le aree di magia che può. Ma subito, certo. Se devo essere il migliore, devo imparare tutto. Tutto. Un troll è impazzito nello studio del Headmaster di Hogwarts. Sta per distruggere tutto quanto è oggetti irreparabili. In quale ordine tu salvi gli oggetti? Ok, una perfetta pozione di Dragon Pox. Che cos'è? Non mi ricordo. Il vaiolo di drago, esatto. Veramente niente. Ah, il record degli studenti che va indietro di 1000 anni. Sai che quello potrebbe essere interessante da salvare? Potrebbe essere interessante per i miei inciuci. Uno. È un libro pieno di rune misteriose, va bene. Ci sta. Confermo. Quale incubo ti spaventa di più? Stare in cima a qualcosa di molto alto e realizzare all'improvviso che non ci sono barriere che ti impediscano di cadere. Quello tantissimo. Essere forzato a parlare in una voce stupida così, che nessuno ti capisce e tutti ridono di te. Svegliarti e scoprire che né i tuoi amici né la tua famiglia hanno idea di chi tu sia. Ah, un occhio da uno spioncino in una stanza senza finestre, senza via d'uscita. No, il primo. Quale strumento ti piace di più da sentire? Il pianoforte, la batteria, il violino, le trombe. E a me piacciono sia il violino sia il pianoforte. A me gli archi piacciono un botto. Va bene violino, bianco-nero. Beh, che domanda. Vai.
Ci siamo? Beh... Che shock! Welcome to Slytherin. Ma perché mi piace il violino? Va bene. Avevo già la giacca. Sì, lo sapeva, lo sapeva. Come nel film, mi ha sfiorato da lontano e ha detto serpe verde così. Non ha neanche messo il cappello. La bacchetta, no, volevo fare il Patronus prima. Scopri il tuo patrono. Puoi scoprire il patrono solo una volta. Le domande sono a tempo. Vai col tuo istinto. Rilassati. Pensa ai tuoi ricordi più felici. La musica ci sta bene. Spada, lama, worm, prowl. Ho visto qualcosa. Il tuo patrono è quasi pronto, sei vicino. Alon, tutta la vita. Hope. Click drag and release for your patrono. Se alt F4 posso ricaricare, dite? La pantegana! Dov'è il significato? Il field mouse! Il field mouse sono quelli piccoli bianchi! Non era un cavallo, non era un unicorno, era un cesso! E qual è il significato del topo? Dai! Poteva uscire veramente qualsiasi cazzo di cosa, è uscito una merda di topo! Ah, vediamo, che dice il tuo patrono di te? C'erano i gatti, i delfini, le volpi, il San Bernardo, il porcospino, le rarità, ok? Top 20! Non c'è nella top 20! Manco nella top 20! Sono una merda di topo schifoso! Sono raro, ma che cazzo sono raro? Nel senso che l'hanno aggiunto per me, l'hanno aggiunto! Ma poi non c'è neanche qui nelle rarità, Mospop! Non c'è, ma non c'è scritto! E quindi che schifo! Dai, il topo di merda! Chiudi tutto! Facciamo sta bacchetta del cazzo! Ma che schifo il topo! Allora, vediamo che dice, aspetta. Quelli che c'hanno il topo de merda come Patronus sono molto amorevoli e gentili. Non è vero! Allora, ti descriveresti basso, alto o medio? Io medio. E i tuoi occhi sono dark brown black. Il mio corpo è molto noioso, purtroppo. Era pari. Tu sei fiero di te stesso per la tua determinazione, originalità, ottimismo, immaginazione, resilienza, gentilezza, intelligenza. Vai. Genericissimo, immaginazione. Viaggiando da solo su una strada deserta, raggiungi un incrocio. Tu continui a sinistra verso il mare, a destra verso il castello o avanti verso la foresta? Verso il castello. Hai paura del fuoco, dell'oscurità, del stare da soli, delle altezze e dei piccoli spazi. Delle altezze. In una chest di artefatti magici, quale sceglieresti? Un pugnale d'argento, un specchio ornamentale, dei gioielli glitterini, una pergamena, una chiave d'oro, una bottiglia polverosa, dei guanti nel... Che schifo di oggetti sono questi? Che schifo di loot! Dobbiamo rifarne un'altra volta il dungeon. È a sentimento non pensarci troppo. Allora la chiave. La chiave è l'unica cosa che mi è rimasta. Alderwood with a unicorn core. Il sorcer ramoscello marcio. Allora, dice che è molto più utile se usata con magie non verbali, che non è male come cosa. Però c'è anche scritto che il possessore è uno non ostinato e testardo, ma spesso che aiuta, considerato e molto piacevole. Tutto l'opposto. No, ragazzi, ha sbagliato, era meglio il test del cioè. Tra l'altro dice che è anche un po' molle. Dice che è un po' molle la bocchetta. Quindi io faccio così e fa... Vabbè. Ragazzi, grazie mille per essere passati. Ciao belli. Che palle. Tutto sbagliato.